Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente mi sono ripreso dallo shock di come Abasan abbia studiato il metodo di aggiornamento del suo radiocomando. Ci ho messo quasi un giorno per somatizzare lo shock, ma finalmente adesso ne sono uscito e Abasan ha finalmente rilasciato l'aggiornamento, o meglio la possibilità di scaricare l'aggiornamento sia per il radiocomando che per il drone e anche l'applicazione, perché diciamo è un mega aggiornamento, nel senso un aggiornamento molto grosso che va a modificare il firmware del radiocomando, va a modificare il firmware del drone, del gimbal, della fotocamera e anche dell'applicazione dello smartphone. Quindi queste tre cose vanno tutte aggiornate insieme per avere un Abasan, secondo me, se diciamo quello che Abasan ha dichiarato, che i miglioramenti che Abasan ha dichiarato all'interno di questi firmware risulteranno veri o comunque rispecchieranno quello che lei ha dichiarato, il miglioramento di questo drone sarà notevole. Quindi adesso facciamo l'aggiornamento di questo radiocomando, che è diciamo la parte più critica da aggiornare, nel senso che il sistema di Abasan veramente è stato una cosa fuori da ogni realtà, però purtroppo è così. Ho letto nei vari commenti che avete scritto sia sul mio canale che su altri, si poteva fare 100.000 modi, ma cioè diciamo tutto quello che si poteva fare per poter aggiornare il radiocomando, mettere uno switch, c'è tutto, ma tutto non aveva senso comunque, nel senso gli altri radiocomandi non bisogna fare niente, né switch, né ponticelli, niente. Perché qua bisogna per forza avere un qualcosa per, diciamo, per avere la possibilità di aggiornarlo? Boh! Quindi ragazzi, adesso, dopo questa ennesima critica verso, diciamo, il sistema di aggiornamento di questo radiocomando, vi spiego come io ho pensato di aggiornarlo. Allora, la soluzione che loro fanno vedere nel video è unire i due pin qua di metallo, unirli con la pinzetta e fare l'aggiornamento tenendo i due pin uniti con la pinzetta. Però la cosa non mi aggrada molto, uno perché se si va a toccare il pin, quello diciamo il terzo pin, secondo me succede qualcosa che non va bene, se si distaccano mentre si fa l'aggiornamento rimane interrotto a metà e anche lì guaio infinito. Quindi io ho studiato questo metodo, poi magari voi ne avete degli altri. Il mio metodo è stato questo: ho preso una spinetta di queste, quelle classiche dei servi dei radiocomandi RC, gli ho tolto, anzi l'ho lanciato qua senza motivo, gli ho tolto uno dei fili che ha davanti una specie di pin bucato. Questo pin ha un buchino abbastanza grosso, quindi ho avvicinato i due pin del radiocomando, quelli che dovrebbero andare a toccarsi, li ho avvicinati un po' con il cacciavite che non si toccano, però questo riesce a andare sopra ad entrambi, quindi li fa diventare un contatto unico. E vedete, adesso io sono andato a metterlo e diciamo i due contatti adesso sono un contatto unico, però questo sta su da solo perché comunque va su con forza. E quando ho finito lo sfilo e i due pin si staccano e tutto rimane a posto. Diciamo che è la cosa meno rischiosa che sono riuscito a inventarmi in maniera veloce, senza comunque tribulare, e con qualcosa che già avevo. Quindi ragazzi, vado a mettere di nuovo il mio copripin della spinetta RC. Poi cosa si va a fare ragazzi? Andiamo ad accendere il computer, andiamo ad installare tutto il pacchetto che va installato, quindi ci bisogna aggiornare tutto, però quello che ci interessa noi in questo caso ragazzi è la possibilità di aggiornare il radiocomando. Le altre cose comunque vanno aggiornate, ma il metodo è sempre il solito come avete fatto fino adesso, cioè per gimbal, per drone e per fotocamera il metodo è lo stesso, ma comunque vanno aggiornati per avere comunque tutte le funzionalità con l'aggiornamento del radiocomando, perché questo aggiornamento da parte di Abasan porta veramente tante novità.
La prima novità è il comportamento del drone nella perdita di quota, cioè sapete anche voi che questo drone c'ha molto difetto che quando si frena o meno tende molto a scendere di quota. In teoria questa cosa è stata risolta o migliorata notevolmente. Poi un'altra cosa che è stata migliorata è che si può andare a modificare adesso l'altezza del return to home, quindi gli diciamo noi che altezza vogliamo che lui abbia nel return to home. Un'altra cosa interessantissima che per questo drone era un difetto abbastanza importante, la possibilità di andare a modificare la velocità del gimbal, quindi un'altra cosa secondo me è questa veramente ottima, perché comunque si muoveva in maniera comunque un po' troppo brusca e veloce. Adesso possiamo decidere noi diciamo andare a regolare la sensibilità del gimbal. Un'altra cosa interessante è che nel return to home adesso possiamo intervenire nella manovra di atterraggio, quindi non come prima che quando iniziava la manovra di atterraggio non potevamo andare a intervenire con gli stick o meno nel correggere il return to home. Adesso in teoria si potrà fare. Poi un'altra cosa in cui è migliorato con questo firmware è stata aggiunta la funzione per impostare la trasmissione delle immagini, quindi in teoria si potrà scegliere con che modo venga riportata l'immagine e video nello smartphone. E un'ulteriore ed ultima cosa, ma non meno importante, la possibilità di pilotare il drone anche quando il wifi si sconnette. Quindi ragazzi, adesso dopo che vi ho spiegato questi aggiornamenti, andiamo a provare ad aggiornare il radiocomando, anche se sto già sudando. Allora, ragazzi, per prima cosa bisogna andare ad installare, ovviamente andare a scaricare il pacchetto di Apsan di tutti gli aggiornamenti. Vanno installati i driver perché il computer deve andare a riconoscere il radiocomando come accessorio che va, diciamo, connesso al PC. Andiamo ad installare i driver. Questa è una cosa, beh, semplicissima, basta cliccare installare, si installano, ok? Fine, installazione driver finita, avanti, ok, adesso andiamo a installare questo, installa. Ok ragazzi, i driver sono stati installati, quindi adesso andiamo ad aprire il programma per l'aggiornamento. Quindi, comunque anche tutti questi passaggi, veramente, allora, secondo me il drone, secondo me è un ottimo drone per il suo prezzo. Fotocamera è ottima per il suo prezzo, ma veramente Apsan dal punto di vista degli aggiornamenti video ma Apsan dal punto di vista degli aggiornamenti firmware, veramente ragazzi, è indietro 5 milioni di anni rispetto a tutti. Cioè, ma anche adesso aggiornare il radiocomando è una cosa fuori da ogni realtà, questa cosa dei pin che vanno tenuti collegati insieme, quello è folle. Ma anche il drone stesso, ragazzi, e la fotocamera si aggiorna dalla micro SD. E il drone si aggiorna collegando il drone senza però le batterie inserite. E come si dice, il gimbal va aggiornato, ma inserendo però le batterie e quindi accendendo il drone mentre è collegato al PC. Cioè, veramente cose. Gli altri o lo fanno in maniera wifi tac tac tac, o comunque si scarica il file sulla micro SD, si mette dentro e si aggiorna tutto. No, qua è tutto folle, tutto incredibile. E in più tutto questo funziona solo su Windows. Quindi se uno non ha un PC Windows non può neanche aggiornarlo. Cioè, cose da veramente. Al di là delle qualità o meno del drone, cose veramente folli, 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 folli. Andiamo a aprire il programma di installazione. Ok. Quindi adesso andiamo ad attaccare il nostro radiocomando. Quindi andiamo ad attaccare la presa USB nel PC, poi andiamo ad attaccare la micro USB nel radiocomando. Sotto c'ho il pin collegato e andiamo ad accendere il radiocomando e speriamo che non succeda niente di grave. Ok, quindi il radiocomando è acceso, i due pin dovrebbero essere collegati, vediamo. Cioè, così. Ok, sembra che funzioni. Ok, quindi abbiamo fatto il passaggio di reconnect. Adesso il nostro radiocomando è connesso, quindi vado a selezionare il file di aggiornamento. Eccolo qua trovato, quindi facciamo apri. Ok, adesso gli abbiamo dato dove andare a cercare il nostro file di aggiornamento, facciamo burn. Ok, e è partita l'aggiornamento. Già finito? Ah no, ok. Adesso sta iniziando a scrivere l'aggiornamento, quindi aspettiamo che finisce tutto, speriamo che vada tutto a buon fine.
Ok, l'aggiornamento è finito, è tutto, è andato bene. Quindi vuol dire che il cavetto che mi tiene unito i due pin ha funzionato. Ok, quindi adesso è tutto a posto. Quindi l'aggiornamento è finito. Quindi da quello che si vede nel video andiamo a staccare la micro e andiamo a staccare il cavetto o le pinze per chi ha usato le pinze. Quindi adesso vado a spegnere il radiocomando. Ok. Lo provo a riaccendere a vedere se si riaccende perlomeno. Ok, sì, sembra tutto a posto. Quindi adesso non ci resta, dopo aver aggiornato il radiocomando, di aggiornare il drone con tutti i nuovi firmware. Ok ragazzi, se questo video in cui vi ho fatto vedere come aggiornare il radiocomando dell'app Sanzino usando, diciamo, il pin di una spinetta quelle usate nel modellismo RC di un servo, di una ricevente, di un qualsiasi cosa, gli ho tolto uno dei filamenti col suo pin, l'ho sfilato fuori dalla spinetta e questo lo uso per lo infilo e si infila sopra ai due pin, quindi li tiene uniti. E diventano una cosa unica senza rischiare che succeda niente di strano, quello che invece potrebbe succedere con le pinze. Quindi il radiocomando l'ho aggiornato. Il drone avete visto, l'aggiornamento è il solito, quindi fatelo, ma è la solita procedura, cioè divisa in tre parti, il solito incubo. Quindi un incubo veramente aggiornare questo drone è la cosa più difficile che possa esistere al mondo per un aggiornamento di un firmware. Spero che gli aggiornamenti dati da Apsan funzionino, perché veramente fanno, secondo me, fare un altro salto di qualità a questo drone che ritengo ottimo per il suo prezzo. Comunque le riprese video sono davvero buone e adesso con questi aggiornamenti che vanno a migliorare, diciamo, alcune delle pecche che aveva, secondo me, se funzionano, veramente tanta roba per il suo costo. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se vi va, iscrivetevi al canale YouTube e ci vediamo ovviamente nei prossimi video. Ciao!